seized the keyboard and told the major teams were creating the form Twin Peaks. It's an old finger rose, kind of bitter, and everyone would sit right over here, right to right of me, and we would put a little cassette just above over here on this keyboard, and just keeping it recording, just keeping it playing. And every day would sit here, and then I would say, well, what do you see there in what just talk to me? And every day would say, okay, Angelo, we are in the dark woods now. There's a soft wind blowing through some sycamore trees. And there is a moon out. And there are so many more sounds in the background. And then you can hear the hoot of an owl. And you are in the dark woods now. So you just let me into that beautiful darkness with the soft wind. And I started playing. And then I would say, Andrew, that's great. I love that. It's a good moon. But you can play it slower. And I would say, slower, Daddy. Okay. And I would go. Just keep it going slow like that. Just keep that going for a while. And in his mind, you can just see that he was visualizing the description that he envisioned. Thank you.
Ed eccoci al video pensiero, al nostro video pensiero del giorno. Today, come ci ha pensato già il maestro, also I would like to wish a very, 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 very happy 85. Birthday to Angelo. Badalamenti. Angelo Badalamenti, che per la sua età potrebbe essere il mio secondo nonno, anzi terzo, un altro l'ho perso tanti anni fa quando sono nato io, ma comunque potrebbe essere il mio terzo nonno, ma anche David Lynch, Mr. Lynch, per la sua età. Che sui 75 anni, anche se direi più un padre molto più grande potrebbe essere. Ad ogni modo, innanzitutto dico che se qualcuno ha visto il preview di ieri di Fazio di Visita, si ricollega al compleanno del maestro, perché io praticamente ho fatto un tributo nei giorni scorsi a Strade Perdute, lo Stargui, basato proprio su quattro pezzi del maestro, di cui Fazio di Visita era l'ultimo. Il primo era stato Haunting Earth Breaking, il secondo Red Bats With It, il terzo Dub Driving e il quarto appunto Fats Revisit. Questo però prima di tutto come tributo ai 25 anni del film e soprattutto anniversario di uscita qui in Italia, 28 febbraio 97. Comunque le due cose sono collegate, per questo l'ho tributato, ma sui quattro pezzi di Angelo Badalamenti, perché appunto a me non piace il genere canzoni, non mi piacciono quindi le canzoni dal film, e per questo sono orientato sullo strumentale, che comunque in generale è il mio genere preferito. Forse farò anche un extra di Barry Adams, ma non penso perché non ho il tempo. Comunque, l'importante è essere riuscito a fare tutti e quattro questi pezzi del maestro. L'anno scorso pure ho fatto un tributo al film basato su I'm the Range, David Bowie, poi reinterpretata. Sono cose già ripetute in questi giorni, in versione anche cantata, più strumentale, per l'anniversario della nascita, 75 anni, quest'anno avrebbe fatto. David Bowie, 8 gennaio 45, anche La Morte, 10 gennaio, 2 giorni dopo, 10 gennaio 2016, ma l'ho reinterpretata anche per il compleanno del maestro Lynch, il 20 gennaio. E poi il tributo dell'anno scorso, seconda parte su una suite su Insensitive di Tom Jobim e Fred Seward, sempre di del maestro Angelo Badalamenti. Fred Seward, che per quanto mi riguarda, di questi tutti questi 5 pezzi strumentali dal film, cioè strumentali più ovviamente anche in Insensitive, che ovviamente non è di Angelo Badalamenti, comunque di tutti e 5 i pezzi che in totale tra l'anno scorso e quest'anno ho interpretato di lui, Fred Seward lo metto di sicuro al primo posto. Ai miei preferiti e subito dopo ci aggiungo proprio Fats Revisited e poi Haunting Earth Breaking. Fats Revisited e Haunting Earth Breaking sono due pezzi insieme a Red Bats With The Teeth e Dub Driving che ho scoperto, diciamo, proprio queste settimane per imparare i pezzi. Io non conoscevo bene questi pezzi perché li ho ascoltati solo meglio per impararli in queste settimane e, come ho già detto in altre occasioni, reputo a questo punto la colonna sonora di Lo Stag una delle più grandi colonne sonore della filmografia di Lynch, nonché appunto proprio di le più grandi composizioni del maestro Badalamenti. Sono davvero dei capolavori questi pezzi, poi in particolare secondo me Red Bats With The Teeth, che pur non essendo il mio preferito in generale, è proprio secondo me un capolavoro assoluto perché per quello che descrive, cioè dal passaggio da un sogno limpido a il più totale dei incubi, con quel sassofono che impazzisce sempre di più e piange sempre di più alla fine, con quell'assolo finale, io devo dire che quello è proprio un capolavoro, ma lo sono tutti questi 5 pezzi. Fred Seward sembra proprio la colonna sonora anche della mia vita, diciamo.
Comunque, invito a vedere tutti questi pezzi che ho citato, anche il tributo dell'anno scorso, nella mia playlist dedicata a Twin Peaks e Various from David Lynch's Movies nel mio canale principale da Stira. Ad ogni modo, Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti, anche l'anno scorso, ha fatto un tributo in tre parti, di cui la prima incentrata su pezzi improvvisati, tutti dal mondo linciano, però di un tributo che ho fatto tra l'altro 2 anni fa, quando ancora non ero creator, comunque un tributo del 2020, del 22 marzo 2020, poi un tributo, la seconda parte di questo tributo, basata invece su pezzi da film non linciani, e poi la terza parte in realtà è stato Funex, in cui interpretare, diciamo, cioè cercare di imitarlo, imitare, di fare l'imitazione di Remick, in cui lui spiega la composizione Laura Palmerstein. Video che tra l'altro al quarto posto, diciamo, nel video più visto, i miei video più visto sul canale Tastiera. Quindi sì, potete rivedere queste parti di questo tributo dell'anno scorso sempre nelle playlist che ho citato prima. Ad ogni modo, quindi questa parte cioè questo tributo allo Steigway di quest'anno diventa a questo punto la prima parte del mio regalo del tributo di quest'anno al maestro, mentre la seconda parte che seguirà appunto da, spero già da stasera, ma non credo, penso più da domani, sempre su film non linciani, che però non sono i film, sono pezzi dei film che ho interpretato l'anno scorso. Si tratta ancora di altri film, oltre quelli che l'anno scorso non sono riuscito a interpretare, che quindi in questo senso il tributo, questa seconda parte di questo tributo di quest'anno si può considerare il continuo della seconda parte del tributo dell'anno scorso. Spero essere stato chiaro più o meno. Quindi poi i pezzi e i nomi dei film verranno rivelati di volta in volta, forse qui dico solo che il primo film è Holy Smoke, però tutti questi film non li ho visti, mentre quelli dell'anno scorso li ho visti anche, mentre interpretavo, mentre li caricavo, di questi di quest'anno, che sono sempre altri 4-5, non li ho visti, quindi, ma li vedrò, spero di vederli in questi giorni, anche perché se uno li vede poi può anche capire meglio il significato, il valore di questi pezzi, ovviamente perché li associa al film. Già così sono grandi, ma associandoli al film diventano ancora più grandi, ovviamente. Ad ogni modo, adesso finalmente due parole su Angelo Badalamenti. Io, Angelo Badalamenti, il maestro Angelo Badalamenti, in realtà l'ho conosciuto, tra virgolette, non come tutti penserebbero, forse tramite Twin Peaks, ma io l'ho conosciuto la prima volta tramite Mulholland Drive. Mulholland Drive, che lo vidi per la prima volta, mi sembra, o in luglio, sì, luglio, o agosto del 2016, non ricordo esattamente adesso quali tra i 2 mesi, comunque ai primi o di luglio o di agosto 2016, e appunto sentì per la prima volta la sua musica in Mulholland Drive, la colonna sonora in Mulholland Drive. Che dire, da quel momento appunto poi capii l'importanza del compositore cui mi trovavo di fronte, un film che mi stregò ovviamente in generale per prima di tutto, e poi ovviamente ripensai alla musica subito dopo, subito andai a sentire. Dire una musica ineffabile, se proprio dobbiamo dire completamente misteriosa, e da quel momento in poi ovviamente approfondì tutta la filmografia di Lynch con altri film che vidi successivamente, come Strade Perdute, successivamente vidi Strade Perdute sempre ad agosto 2016, poi Inland Empire e poi Velluto Blu mi sembra in ottobre, vabbè, Eraserhead, che ovviamente le musiche non sono di Angelo Badalamenti, mentre Twin Peaks lo recuperai direttamente un anno e mezzo dopo, se non era, anzi quasi un anno dopo, sì, al maggio 2017, in occasione della messa in onda della terza stagione che trasmisero in TV, anche, diciamo, le prime 2 stagioni, anche se poi furono interrotte, su questo canale in cui le vide io il Keracielo, misteriosamente si fermò la serie alla seconda, alla quarta puntata, al quarto episodio della seconda stagione, e poi recuperai io tutto il discorso direttamente tra, mi sembra, sì, tra fine settembre 2018 e fine dicembre 2018. Recupera tutto Twin Peaks, compresa la terza stagione. E quindi in questo periodo qui, cioè appunto, diciamo maggio 2017 e in questi mesi del 2018, che potete apprezzare ovviamente la musica di il maestro in Twin Peaks. E devo dire che se veramente, diciamo, sono le composizioni che mi hanno cambiato, no cambiato, ma perché la vita resta sempre la stessa in fondo, ma comunque inciso profondamente nella mia vita, sono proprio le composizioni di Twin Peaks. E direi che quella non posso mai dimenticare, questo episodio già l'ho raccontato qualche altra volta, non posso mai dimenticare la prima volta in cui ascoltai in sottofondo Laura Palmerstein la scena del ritrovamento del cadavere di Laura, perché
Vivevo proprio un'atmosfera di sospensione, non so nemmeno descrivere bene cosa provavo esattamente, ma qualcosa di straordinario che non si può descrivere, provai. E poi quando appunto parte il climax, insomma, del pezzo. Pam 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 Poi ritorna alla parte dell'oscurità. Insomma, e poi ovviamente qui c'è tutto il racconto che ne fa lui nella video in cui spiega come l'hanno composto, perché ovviamente c'è anche un David Lynch fantasma in quel video, come hanno composto il pezzo che, come dice un mio amico, un mio conoscente d'università, quel video è un gioiello di rara bellezza, infatti è proprio così. Sì, io credo veramente c'è una genialità in questa composizione. Per me è assolutamente uno dei più grandi pezzi, non solo delle colonne sonore da film e delle serie TV, ma mi permetto di dire anche nell'intera storia della musica, non per un fatto tecnico, perché ovviamente non è impossibile paragonare a livello tecnico Bach, ad esempio, Chopin, Liszt, grandi compositori classici come Angelo Badalamenti, ma da un punto di vista del significato, perché secondo me rappresenta proprio l'essenza della vita, quel pezzo. Quello è, bene e male che si alternano continuamente, questa è la vita. Quindi, che dire, ci sarebbe veramente tant'altro da dire, cioè, io invito a ascoltare musiche, su composizioni al di fuori di quelle del mondo linciano, perché per chi non lo sapesse e chi non le conoscesse, sono veramente, diciamo, straordinarie. Uno è perché pensa che lo conosce solo all'interno di quell'ambito lì, il mondo linciano, ma se lo conoscete anche al di fuori, vi rendete conto ancora di più della straordinarietà di questo compositore. Ci sono davvero altri pezzi al di fuori che consiglio vivamente di ascoltare, che sono tra l'altro quelli che ho interpretato sia quest'anno che l'anno scorso. Quindi ve li invito un po' a vedere la sua filmografia al di fuori di quella di Lynch, perché è veramente straordinaria. Tocco unico, io credo, uno dei compositori più sensibili, solamente sul podio, se non proprio il più intimista e sensibile che c'è. La storia delle colonne sonore, mi permetto di dire, veramente un tocco unico, quello che ti dà lui è qualcosa di incredibile. Io prima di conoscerlo, che lo conoscessi, consideravo Ennio Morricone il più grande di tutti, o comunque veramente sul podio dei più grandi, ma quando l'ho conosciuto Angelo Badalamenti mi sono ricreduto, effettivamente per me sul podio, non so se dei primi tre, ma sicuramente sì, nei primi tre, ma all'interno comunque dei primi 10 compositori in assoluto, io lo metto sicuramente tra i primi tre. Insomma, poi vabbè, tutti i pezzi di Twin Peaks sono straordinari, anche il Twin Peaks theme, incredibile, quella chitarra baritono e tutta un'altra serie di cose, no? Veramente non mi spiego come con questa così grande semplicità, perché i suoi pezzi in fondo sono semplici, riesca poi a rendere così belli, indelebili i suoi pezzi. E vabbè, penso un po' a tutti i pezzi in generale che ha composto. Sì, e poi in questo aggiungo che secondo me vedo anche molte esecuzioni di molti interpreti che in realtà non lo sanno suonare, perché non è che, diciamo, lo si deve suonare staticamente. Per saperlo suonare bene, secondo me, bisogna sentire dentro di sé questa profonda sensibilità e emozionalità che trasmette la sua musica. Solo così, secondo me, lo si sa suonare bene. E infatti, in questo senso, penso a un'interpretazione di una pianista del Twin Peaks theme, dell'Aura Palmer, che ha, anche se non erro, 80.000 visualizzazioni, una cosa del genere, comunque interpretazioni diversi anni fa, è che però non esegue bene i due pezzi, secondo me accelera molto. Infatti in questo senso lo scrissi anche nel commento, perché secondo me non si coglie la chiave della musica di Angelo Badalamenti, che tra l'altro secondo me, oltre a questa profonda emozionalità, è la sospensione. È questo che ogni musica sua infatti è sospesa, c'è sempre questa continua sospensione. La parola chiave della musica di Angelo Badalamenti, sospensione, che appunto per quanto riguarda il lavoro con Lynch si sente al primo film, che è Velluto Blu, e appunto manca questa sospensione in parecchi, questa emozionalità. Parecchi esecutori io non la sento, in diversi esecutori, mentre in altri sì, però che sono di meno. E quindi io il mio consiglio mi sento di dare a chi vuole suonare Angelo Badalamenti è questo, ed è forse questo il motivo per cui diverse persone ha portato a dire che io in qualche modo sarei
l'unico vero esecutore in grado di avvicinarmi al suo modo di suonare. Ho notato questa cosa in particolare da donna in passato, io sono molto contento, ma secondo me è un po' esagerato, i giudizi sono stati espressi su di me, diciamo, però sono contento, oltre che contento ovviamente. Comunque vorrei dire talmente altre cose che qua saremmo a parlare un'ora. Io dico solo che secondo me comunque David Lynch deve la sua fortuna anche e soprattutto alle musiche di Angelo Badalamenti, e qui non credo che staremmo qui a parlare di David Lynch e della sua importanza se non ci fosse stato Angelo Badalamenti, che è più che coessenziale, per quanto mi riguarda, è più che coessenziale al suo lavoro filmico. Un'importanza appunto che va oltre, cioè è sicuramente pari all'importanza del contenuto visivo e a quello che ci propone visivamente il maestro. Io la vedo così, non so voi. Bene, che dire, vedete un po', fate un po' in giro in generale le mie playlist, perché ci sono veramente tanti pezzi interpretato del maestro in passato. Forse continuo un'altra parte di video dopo nella mia stanza, perché vorrei, forse dico altre cose, ma non lo so, già va bene così, un quarto d'ora mi sembra. C'è un limite assoluto, ma vediamo un po' nel caso altre cose, come dico sempre in mente, le aggiungo in descrizione. Sì, quindi penso proprio di aver detto tutto. Have a great day again, a domani.